Ciao a tutti ragazzi, qui Feraz. Oggi vi insegnerò come utilizzare il nuovo tool per modificare i salvataggi su Xenoverse 2 per poter creare dei CAC OP oppure semplicemente per completare le missioni che non riuscite a completare normalmente giocando. Come si usa questo tool? Scopriamolo insieme dopo l'intro. Siamo qui sul PC per scaricare insieme il Save Editor. Prima di tutto dobbiamo andare su questo link che vi lascio in descrizione e cliccare download. Attenzione, dovete avere un account per scaricare questa mod, perché è considerata appunto una mod. Fate download, ci troveremo su Mediafire dove dovremo semplicemente cliccare su download. Aspetto, qua sul desktop abbiamo la cartella del Save Editor. In realtà io già ce l'ho estratta per dettagli, comunque dovete semplicemente estrarre con WinRAR l'archivio. Poi dobbiamo andare nella cartella del salvataggio e noteremo appunto Save Deck, che serve per decomprimere il salvataggio di Xenoverse 2, e poi semplicemente Save Editor, che permette appunto di modificare il salvataggio. Prima di tutto, come si decomprime il salvataggio? Dobbiamo semplicemente andare nella cartella dove si trovano i salvataggi. Per le versioni craccate, la posizione si può cercare su internet, tipo Dragon Ball Xenoverse 2, Codex, Save Location, oppure semplicemente, se ne capite qualcosa, potete andare nell'INI, dove praticamente ci sono tutte le configurazioni della crack, e vedere se data location dove si trovano appunto. Perché a Steam dovete avere innanzitutto lo Steam Cloud disattivato. Chi non sa come disattivare lo Steam Cloud su Steam, dovete andare semplicemente su impostazioni, cloud, dovete togliere la spunta su abilita la sincronizzazione della Steam Cloud per le applicazioni che la supportano. Fatto ciò, chiudete Steam, fate partire un'altra volta Xenoverse e avete salvataggio in locale. Fatto ciò, dovete andare nella cartella dove avete installato Steam, cliccare su User Data, qua ci sarebbe il vostro ID, sarà una sola cartella, e andare nella cartella dei salvataggi di Xenoverse, ovvero 323470, andare su Remote, DBXV2, e copiare questo salvataggio in una cartella di backup, e magari poi copiarlo in un'altra posizione per decomprimere il salvataggio. Trascinate il salvataggio, e poi fate semplicemente Open, apparirà il vostro primo personaggio, quello creato per primo. Però tranquilli, cliccando su qua su Characters dovete fare semplicemente Character 2, Character 3 e così via. Potrete cambiare il vostro personaggio. Intanto modificherò questo personaggio della razza di Freezer. Metterò il disegno al massimo. Comunque metterò così 99999. Così, tanto per. E TP Metal al massimo. Questa è una delle cose più importanti che potete fare. Potete cambiare il nome del vostro personaggio, tipo Sega66, no scherzo, ovviamente Antartes va più che bene, però comunque potete cambiare il nome del vostro CAC e potete cambiare pure la razza, io lascio quella che è per evitare obbrobri. Poi possiamo modificare appunto il livello del nostro CAC mettendo il livello massimo, ovvero 99, mettere gli attributi che sono 375 se non erro. Io l'ho messo a 0 perché me l'ha resettato la Bandai. Qua potete cambiare appunto le mosse e le Super Soul. Fatto ciò, fate save per sicurezza, ogni tanto salvate prima che crash il tool. Qua possiamo modificare le request per poter mettere le missioni della faglia temporale, le missioni della storia, qualunque missione che ci sia nel gioco, voi potete modificarla a vostro piacimento. Qua potete appunto impostare delle skill, potete appunto sbloccare tutte le skill che volete. Ad esempio faccio così, ho tutte le skill del gioco praticamente all'inventario. Nell'inventario possiamo fare add all items per aggiungere tutti gli oggetti del gioco. Cliccando tante volte su add all items possiamo appunto incrementare la quantità degli oggetti che abbiamo fin quando ne vogliamo. Ci sono pure, diciamo, le parti inferiori, le parti superiori, i pantaloni, le super soul, gli accessori, gli oggetti vari per il mixing e per il cibo da dare ai machine. Abbiamo gli oggetti della storia, abbiamo le capsule che comunque possiamo impostare al massimo. Finalmente abbiamo un tool molto apprezzato, ovvero quello per modificare le cuckoo band. Potete settare tutto a 5, 10 di quantità, e avremo appunto 10 cuckoo band perfette. Abbiamo modificato tutto ciò che vogliamo modificare. Facciamo save. Una volta che avremo salvato il salvataggio, chiudiamo il tool perché abbiamo finito qua. Dobbiamo trasportare il salvataggio di nuovo su Save Deck. Dobbiamo trasportare questo salvataggio ora nella cartella dove tenete il salvataggio di Xenoverse. Vediamo a breve con il test nel gioco. Siamo sulla lobby di Xenoverse e come potete vedere ragazzi siamo a livello 80. Il gioco ci ha sistemato i livelli, gli attributi, proprio perché se non erro a livello 99 ci arriviamo solamente o con il desiderio oppure con l'Elderfly. Dobbiamo andare a parlargli appunto. Possiamo selezionare i nostri attributi, impostarli come vogliamo. Andiamo a vedere la borsa per vedere se ci sono state delle modifiche. Vediamo un po' le abilità, abbiamo tutto. Le skill
capsule ce l'abbiamo noi praticamente. Per vedere gli oggetti possiamo notare che abbiamo 99 di ogni capsule come l'ho settato io. Come potete vedere abbiamo tutti i costumi settati come volevamo noi. Allora ragazzi, per il tutorial è tutto, spero di cuore che vi sia stato utile. Se avete qualche dubbio, non capite qualcosa, scrivetelo qua sotto nei commenti che sicuramente io vi risponderò. Comunque ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un mi piace, commentate ed iscrivetevi al canale, condividete il video per aiutare chi magari ha bisogno di un save editor, trovate tutti i link qua sotto in descrizione. Noi ci vediamo ad un prossimo video, ad una prossima live, un saluto da Feraz, bella!